Non si ferma la corsa di Danilo Petrucci, che dopo le top 10 negli ultimi due appuntamenti ci ha preso davvero gusto. Settimo in Argentina, ottavo ad Austin e di nuovo settimo domenica in Spagna. Tre risultati consistenti, che hanno permesso al Ternano di risalire fino alla decima posizione nella classifica generale, dopo il ritiro nel primo Gran Premio in Qatar, in cui peraltro era saldamente tra i primi 10 fino al guasto tecnico della sua Ducati. Quella di Jerez de la Frontera è stata un'altra prestazione convincente per il Ternano, nonostante col tredicesimo posto in qualifica abbia nuovamente mancato l'approdo in Q2. Anche così però Danilo ha potuto dirsi soddisfatto, perché ha tenuto dietro Dovizioso e perché probabilmente avrebbe passato la Q1 se la gomma posteriore non avesse ceduto di colpo nel secondo giro lanciato, vanificando così tempi record nei primi due settori della pista. Dalla quinta fila Petrux ha poi perso ulteriori posizioni alla partenza, scivolando in quindicesima piazza, un dettaglio che il Ternano deve perfezionare se è vero che da inizio anno è sempre stato sopravanzato al via. Questa volta però Danilo non ha atteso gli ultimi giri per la rimonta e già dopo poche tornate si è ritrovato ottavo, saldamente agganciato al gruppetto di Rossi, Vignales e Dovizioso. Approfittando dei problemi tecnici del dottore, il Ternano ha avuto la meglio sul suo idolo e amico dopo una bagarre emozionante. Nonostante non sia riuscito a sopravanzare Vignales per un nulla, divisi da appena 4 decimi alla bandiera a scacchi, Petrucci torna a casa con 9 punti in più nel mondiale, dove è decimo, giusto dietro a Jorge Lorenzo, terzo domenica su un indecifrabile Ducati. Se il podio del mallorchino dà speranza agli uomini in rosso, Danilo compreso, i 15 secondi di distacco dal primo, Pedrosa, fanno ipotizzare che senza la crisi di gomma e delle Yamaha non si sarebbe andati lontano. Per la riprova non si dovrà attendere molto, il prossimo 21 maggio sul circuito francese di Le Mans.